Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Bloodborne. Allora, riprendiamo dal hub centrale volendo, perché sono riuscito dopo aver toccato lì la lanterna, si può tornare qui e poi rientrare sostanzialmente nel mondo di gioco. La tipa è ancora qui impalata, dobbiamo aspettare un pochino per sbloccarla. E tornando qui stavo dando un'occhiata, ho visto che qui dentro c'è qualcosa che non abbiamo visto, a parte c'è un tipo su una carrozzina. Comunque, diamo un'occhiata intorno. Adesso, magari ci sarà, vabbè, qualche taglio in più. I primi video li ho fatti così, senza tagli, senza niente, per farvi vedere un po' di tutto. Poi, magari, se moriremo mille, mille volte, vabbè, ci ritroveremo direttamente nelle zone di attacco. Vediamo qui. Per sfuggire, dal terribile sogno di questo cacciatore, ferma il contagio delle belve o la notte proseguirà in eterno. Bene, vediamo. Altare della memoria, manca l'attrezzo dell'officina necessario per questa attività. Buon uomo, a lei qualche attrezzo? Vediamo. Tu devi essere il nuovo cacciatore. Salve, salve. Benvenuto nel sogno del cacciatore. Ora questa è la tua casa. Sì, un letto no? Io sono German, Te l'ero amico scordato. dei cacciatori. Di sicuro ora provi confusione. Io sono in Torino, eh. Cerca di non pensare troppo all'accaduto. Vai là fuori e abbatti qualche belva. È per il tuo Il bene. problema è che sono le belve che abbattono me. Sai, è questo ciò che fanno i cacciatori. Ti ci abituerai. Cioè fare da esca. Ok, ma Un nient'altro? tempo questo luogo era sicuro per i cacciatori. Un'officina dove i cacciatori rinforzavano armi e carni con il sangue. Io ormai l'ho perso. Non abbiamo tanti strumenti come un tempo, ma puoi usare tutto quello che trovi. Anche Ok. l'automa, se ti facesse piacere. Qual è automa, mi scusi. Va bene. Quest'altro officina. Ah, rinforza armi e ripara armi. Ma riparare gli oggetti con robustezza ridotta. Ok. Vabbè, la nostra ascia sembra che sia ancora funzionale. O meglio, non abbiamo 69 echi di sangue. Ci servono, ne abbiamo 0. Rinforza armi, ok. Con le pietre del sangue. Allora, ci servono echi e frammento di pietra del sangue. 3 di 3 ce ne servirebbero. Quindi mi servirebbero sostanzialmente solo 240 echi, che volendo possiamo anche raccattare. Vabbè, frammenti di pietra di sangue, come detto, ne abbiamo pochi per il momento. Vediamo se c'è qualcos'altro da. Aspettate, c'è qualcosa qui. Deposito. Metti gli oggetti nel deposito oppure prendi gli oggetti già depositati. Ok. Allora, oggetti di consumo. Vabbè, non è che abbiamo poi tanta roba in realtà, eh. Non so quindi se dobbiamo tenere d'occhio anche il nostro peso, presumibilmente. Echi di sangue, punti. In realtà no, non c'è scritto niente. Anche se andiamo nel nostro stato, vediamo. Non sembra ci siano, come il primo Demon Souls, un limite di peso. Va bene. Ok, a questo punto io direi che possiamo ributtarci nella zona dove ci sono i figli di mula. E magari ci rivediamo. Non so se possiamo recuperare magari quei 240 echi di sangue ammazzando qualcuno. E poi migliorare magari la nostra ascia, giusto per fare un po' più di danno. Vabbè, magari ci vediamo direttamente qui di nuovo dopo che avrò recuperato qualche anima in più, in modo tale che ci miglioriamo la nostra ascia e poi ci ributtiamo nell'azione. Dai, ci rivediamo direttamente qui, anche perché i caricamenti sono abbastanza lunghi. Ragazzi, ho recuperato un po' di echi di sangue. Tra l'altro, mi sono costati anche una fiaschetta, una vialetta per recuperare la salute. Ma dov'è il tipo con la carrozzina? Dov'è andato? Buon uomo. Si è lanciato nella discesa. Non lo so. Vabbè, comunque, andiamo ad utilizzare questi echi di sangue per poter migliorare l'ascia da cacciatore, che ci porta il danno da 98 a 107. Va bene, sì, la miglioriamo, almeno vediamo. Vuoi usare 240 echi del sangue e frammento di pietra del sangue per 3, sì. Problema, al momento è quello che abbiamo, come detto, pochissime fiaschette, e è dato anche dal fatto che non me ne ha droppate praticamente nessuna. Sto rifacendo un po' su e giù anche adesso, come avete visto, per poter prendere un po' questi. Mamma mia, il nostro Torino quanto è brutto.
questi echi di sangue. Però mi ha dato solo i colpi al mercurio. Quindi per il momento siamo un po' così. Va bene, ci ributtiamo lì. Poi ci rivediamo magari un po' più avanti, quando recupereremo un po' la zona dove ci trovavamo prima. Va bene, andiamo. Ci vediamo tra pochissimo, si spera. Ok ragazzi, siamo di nuovo qui dove ci sono i due lupacchiotti. Abbiamo 2500 echi di sangue da poter perdere, perché facilmente li perderemo. Ora sta tutto a decidere il tipo di attacco che vogliamo fare, soprattutto se ci tocca scappare. Secondo me sì. Salve. Così, giusto per attirare attenzione. Damose. No. Merda. Non gli facciamo niente. Lui invece ci ha già ucciso. No, ecco qua, perfetto, morti di nuovo. Va bene, ci ho messo tipo un quarto d'ora ad arrivare qui, quindi un altro quarto d'ora per ritornare di nuovo qui e farci ammazzare. Va bene, ci rivediamo di nuovo qui, vacca troia. Perfetto, allora, echi del sangue recuperati, ne abbiamo 4.200 che adesso naturalmente riperderemo, perché sti cazzo di lupacchiotti penso che siano un attimo improponibili. Qua ci eravamo andati, di alternativo, non lo so. Qua ci sfracelliamo malamente, mi sa. Presumibilmente sì. Va bene, riproviamo? Che dite? Non lo so, secondo me dobbiamo farli tipo incastrare da qualche parte sti bastardi. Ci fanno malissimo. Allora, metto la pistola per attirarlo, tanto non è vero. Vado, posso fare una cosa medio stealth? No. No. No, dall'altro lato, oddio. Cazzo. Vattene, 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 affanculo, cazzo. No, damose. Sì. Devo trovare un altro modo, perché qui non mi sento al sicuro. Vediamo se... Eh sì, pure tutte e due, sto cazzo. No, no, via, via, via. Via, via, via. Damose, damose. Mi sento al sicuro. Merda. Forse uno alla volta. Utili. Sì, però cos'è? Mi stanno accerchiando. Vattene, vattene, che siamo morti. Cazzo. Via. Dove vado? Dove vado? Sprecando ste fialette qua. Dove sono? Eccolo. Attenzione. Ok, uno è andato. Fiala di sangue, ok. Attenzione all'altro. Ok, forse da qui un pochino riusciamo. Ci provo, aia. Ma perché lui mi prende e io no? Ma che cos'è? Un po' più in su dovrebbe venire. Perfetto. Ok, e i lupacchiotti sono andati. Mamma mia che cattiveria però, eh. Presumibilmente ora moriremo. Ma una torcia, un falò.
Potrei neanche tornare indietro, perché comunque questi poi ce li fa rinascere, quindi piuttosto complicatuccia la situazione. Allora, di questi ce ne siamo liberati. Qui non, come detto, c'erano già passati, se non sbaglio. C'era niente di particolare, a parte un po' di cariolette. Qui no, eh. Va bene. Allora, proseguiamo, andiamo avanti, vediamo che altro ci aspetta qua. Qua c'eravamo passati, non c'era nient'altro di interessante. Farei con calma, perché non è che mi fidi più di tanto. Eccola. Merda. Allora, lì c'è un altro di quelli massicci. Qua sotto. Aspettate, c'è una stanzetta. Non buia, di più. Guarda questo. Merda. Là ce n'è un altro, si vede. Faccia lo spiritoso che si imbosca. Ditemi che c'è un qualcosa per poter salvare. Così scivo. Ok. Rugiada di sangue freddo. Che sarebbe? Vediamo, rugiada. Ah, ok, quello per ottenere echi di sangue, che al momento non. Accendo la torcia per dare un'occhiata, eh. Non è per qualcosa. C'è un'altra strada qui sotto che andrei a visitare. Poi vabbè, facciamolo adesso, stando ben attenti, perché vaffanculo, va. No, vattene. Dove cazzo è detto? Qua rischiamo ogni volta. Il problema è che, a parte che le fiale ridanno pochissima vita. Ah, c'è il tipo con la carrozzina. Scusi, buon uomo, com'è arrivato qui? Aspetta. Ah, cazzo, non era lo stesso. Che figlio di puttana. Porca troia, mi ha sparato in testa, come se non ci fosse un domani. Dopo una risata, naturalmente, bastarda. Allora, aspetta, avevo trovato qualcosa che non so cosa sia. Miscela di sangue acre, miscela di sangue maturo, lanciala per attirare le belve, ma anche no. Esamina. Quando la caccia ha avuto inizio, la chiesa della cura ci ha abbandonato, bloccando il grande ponte verso Cathedral Ward, mentre Old Yharnam veniva ridotta in cenere. In quella notte illuminata dalla luna, bene, ma a parte i tipi in carrozzina bastardi, c'è qualcos'altro da poter. Apri porta. Dove siamo usciti? Aspetta, c'è un tipo là sopra che adesso. Ok. Molotov, va bene. Dove siamo? Merda. Aspetta, momento. Do un'occhiata qui sopra. Si arriva da qualche altra parte. Dove cazzo siamo? Aspettate, vorrei un attimo riorientarmi. Aspetta, qua c'è. Dimmi che è quella dove stava. Eccola qua, finalmente l'abbiamo trovata. Il problema qual è? Che ok che adesso abbiamo aperto questa strada per poter tornare magari più in fretta nel luogo dove siamo morti più e più volte. Però io adesso con questi echi di sangue non ci posso fare niente, perché la signorina, che presumibilmente è quella che ci dovrebbe aiutare, no. Aspettate, poi andiamo a dare un'occhiata. Prima però c'era anche quest'altra porticina. Non si apre da questo lato, va. Lì non è l'uomo in carrozzina che ci aveva i fari. Che fa, ci proviamo? Secondo me non è un'ottima idea. Non è per sfiducia. Allora, aspettate, perché questi in realtà, se facciamo l'attacco quello
a due mani lo riusciamo ad atterrare. Il problema è che... cazzo, stanno le scale. Merda. Aspetta. Ok, zitti, zitti. Addirittura. L'ho preso bene. Fiala di sangue. Quell'altro, secondo me è più cattivo. Cioè, il mantello. Buon uomo, leggo il mantello. Sì, è un po' più cattivo. No. Fiala, utilizzo. Fiala di sangue, perfetto. Che cazzo è? Allora, vediamo se troviamo dell'altro. Una porta e delle scale. C'era anche sul ponte dove avevamo ammazzato i due lupacchiotti, c'era un'altra strada che andava dall'altro lato. Lì presumibilmente è quella porta chiusa. Puttana troia, non è che mi sto perdendo di più. Vediamo se questa è la strada che riporta sul ponte. Almeno abbiamo... non lo so, forse sì. C'è dei sangue freddo. Potrebbe essere quella lì ora. Possiamo vederlo. Qui a destra si scende e qui c'era la porta che ci ridà in nella stanza, presumo, quella che era chiusa da un lato. Apriamo tutto. Sì, ok, questo. Perfetto. Allora, proseguiamo anche un attimino da questo lato, così vediamo se... c'è qualcosa di interessante. Probabilmente c'è qualcosa di letale più che interessante. Aspetta. Oh merda. No. Bello. Che non lo sapevo. Merda. Attaccalo prima. Sti gran cazzi. Ok. Lì c'ho... sono altri cani anche qua sotto. Aspetta, facciamo subito prima che... culo sti cazzo. Lì c'è una porta rossa, una finestra, forse lì un altro cane. Momento, momento. Perché secondo me ci stiamo allontanando più del dovuto. Il fatto qual è? Che non è che possiamo fare tantissimo. Questa è la strada. Questa o il ponte dove stavamo andando prima? La mia preoccupazione adesso è quella di perdere tutti questi echi del sangue. Che... quanto comunque poi, vabbè, ok, li perdiamo, però non li posso utilizzare per adesso, a parte migliorare le armi, ma non ho i pezzi per migliorare le armi. Se facciamo esterno. Una cagna. In questo caso c'è. Sei un cacciatore, vero? Beh, dunque, conosci qualche luogo sicuro? No, veramente no. Aspetta, signorina. Ho sentito, sì. Chiudersi in casa non è sempre sufficiente. Se voi cacciatori faceste il vostro lavoro, non saremmo ridotti così. Grazie. È tuo dovere aiutarmi, hai capito? Ho scacciato il cagnolino. Lei non allora mi aiuta? Cosa mi dici? Hai intenzione di dirmelo o no? No. Ah, ok, solo questo? No. Sì, avrei dovuto immaginarlo. Non serve a nulla. Grazie. Non hai nessun rispetto per gli anziani. Ma Torino è anziano. Già, voi forestieri ci siete davvero d'aiuto. Forza, ammettilo. Credi che siamo tutti folli, vero? Beh, vai all'inferno. Io conosco i tuoi trucchi. Vabbè, che dobbiamo fare? Ok, la signorina non ci ha aiutato. Ora. Cazzo, stiamo andando qua. Che sfiducia qua. Grande Torino.
Allora, qua si potrebbe passare, ma lo evito. Qua dove andiamo? Oh merda. Capiamo un attimo che attacchi fa. Cattivi. Spero. Ok, per velo ce l'abbiamo fatta. Diciamo che dobbiamo migliorare un po' la resistenza appena possibile. Torino, mi raccomando, occhio. Controllo un po' di tutto, perché si dice fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Eccola. Basta. Cazzo sta. In modo medio stealth, Tori. Scusi. Cazzo. No, ci sta pure uno che spara. Damose. Aspet, aspet, moment. Queste cose servono a qualcosa, no? Ma se vado, aspetta, provo in stealth questo qui. Così mi ci togliamo quello che ci spara. Grande Torino. Oh, cazzo. Fiera di sangue e va bene. Un po' di spazio qua. Bene. Dov'era il figlio di Troia che sparava? Giusto per non farci sentire. Ok, ora. Cioè non è un labirinto questo gioco di più. Non so dove sto andando, e questo è il piccolo problema. Potrebbe essere una strada che già abbiamo percorso questa? No, c'è un fiume. Con calma e circospezione cerchiamo di ammazzare. Peccato. No. Torino, miralo. Bello questo cazzo, è Torino. A volte quando ammazziamo chi ci ha tolto un po' di salute ne recuperiamo un po'. Non so se ci siano anche qui dei muri illusori come nei Souls. Comunque va bene, andiamo un po' avanti anche qui, per quanto quello c'è il fucile, quindi ci spara questo anche. Poi c'era uno cazzo due cattivo lì sotto. Aspetta, togliamoci prima questo. Aspetta, quello ci spara. Eccolo. Aspetta, aspetta. Che cazzo? Aspetta, Torino. Grande Torino, grande Torino. Bene, un po' di fiale di sangue, cosa ottima. C'è ancora quel figlio di puttana che ci sta sparando. Recuperiamo prima altri di mercurio. Cazzo, ci stavano le casse, maledizione. Ma le fiale non so se il massimo sia 20. Prima non ci ho fatto caso quando ho aggiunto le altre, se eravamo già arrivati al limite. Comunque, per quanto ci abbiano un po' massacrato, siamo andati un po' avanti adesso.
Ricordate che dobbiamo ancora andare sul ponte lì, c'era un tipo di quelli grossi. Però io pensavo che questa fosse una strada secondaria, invece ce ne stiamo andando proprio all'aceto qua. Tra l'altro, quella che abbiamo visto era una scala. O no? Sì, è una scala che ci porta nell'acqua, cosa che eviterei per il momento. Va bene ragazzi, a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Bloodborne. Abbiamo fatto un po' su e giù, va bene, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, fatemi sapere la vostra se potete, condividete i video e ci vediamo allora con il prossimo appuntamento. Seguitemi anche sulla pagina Facebook per rimanere aggiornati. Un saluto a tutti dal nostro Ettorino che è un po' insanguinato. Va bene, ci vediamo alla prossima. Allora un saluto a tutti da quel tale Ale.